Buonasera, ancora una volta una trasmissione con il candidato al sindaco Roberto Frazzetta, candidato per la città di Mazara del Vallo, nelle elezioni che si terranno il 25 del mese di maggio, quindi siamo oramai al punto di arrivo e quindi naturalmente è il momento più importante dove si gioca il tutto e per tutto e quindi è importante che voi ascoltiate con le due orecchie che ci hanno dato per capire meglio chi è giusto votare. Mi raccomando, non votate amici, parenti e conoscenti, ma votate i migliori, perché la città può cambiare soltanto con le persone giuste. Intanto, come ospiti della lista Roberto Frazzetta sindaco al Consiglio Comunale, abbiamo Giacomo Ottoveggio e Francesco Ballatore. Buonasera. Giacomo Ottoveggio, perché ha scelto come sindaco Roberto Frazzetta? Allora, buonasera a tutti. E ho scelto Roberto perché abbiamo fatto un incontro nel dicembre dello scorso anno e gli ho proposto di voler fare qualcosa, diciamo, per questa Mazara. Lui, con le mani avanti, aperte, mi ha detto: lo possiamo fare. Io penso che sia una persona che sa stare al proprio posto, sa quello che dice e sa quello che fa. E sono d'accordo con lui quando dice che ognuno deve fare quello che sa fare, diciamo, il proprio mestiere. Perché oggi come oggi, diciamo che siamo tutti, ci improvvisiamo a fare qualsiasi, la maggior parte ci improvvisiamo a fare qualsiasi cosa. E dal muratore che fa il cubista, l'elettricista, il fontaniere, e poi lo fa male. E Roberto è una persona che ha fatto da tanti anni, diciamo, questo mestiere, diciamo, con i numeri ci sa fare, speriamo che... Questo mestiere si riferisce al mestiere che fa nella vita, non al mestiere di politico. No, il mestiere della vita che fa il commercialista. Commercialista, quindi sa usare bene i numeri, sa far quadrare i conti. Ecco. E quindi farà quadrare anche quelli del comune? Ma spero proprio di sì, perché oggi come oggi, diciamo, ci vuole una persona determinata, una persona che dà fiducia, di cui fidarsi, che non promette castelli in aria e palazzi a chi non li può fare, diciamo. Esatto. E Francesco Ballatore, oltre ad avere degli occhi bellissimi, se il mio operatore lo inquadra da vicino, anche una bocca bella, devo dire, insomma, all'inizio è un bel ragazzo, è giovane, 22 anni, e, insomma, ha un anno in più di mio figlio, e praticamente lui ha scelto Roberto Frazzetta perché? Ho scelto Roberto Frazzetta perché è una persona che merita soprattutto, e sa cosa fa e sa cosa vuole ottenere. Abbiamo qualcosa in comune tipo a testardaggine, cioè che abbiamo un obiettivo e non ci facciamo lasciare andare dalle persone o da qualche parola così volante. Quando... Non vi fate confondere? No. Siete dritti, lineari, no. Ascoltiamo, prendiamo dei consigli, facciamo oro delle parole di tutti, ma nel resoconto facciamo sempre quello che vogliamo. Avete il veto, come si dice. Sì. E quindi questa cosa qui chiaramente fa sì che, insomma, a Roberto le piace. Sì. Lei ci si ritrova personalmente perché si sente molto simile di personalità. Sì, sì, quello in primis. Anche perché ci sono dei fatti concreti, non si parla solamente a parole oppure si promette e non c'è una base. Prima di promettere abbiamo delle basi. Quindi si promette quello che si può mantenere. Sì, e ritorno al fatto di Giacomo, che non promettiamo castelli e poi facciamo vedere delle casette. Le baracche? No, quello no. Quelle che ancora ci sono, molti di quelli terremotati, in effetti. Molti. Mi rendo conto. E invece un appello per votare Giacomo Ottoveggio. Allora, un appello semplicissimo. Sono una persona molto testarda. Il mio carattere, come può piacere, come non può piacere, sono una persona... Ma non possiamo piacere a tutti, ci facciamo una ragione. Giusto, è questo. Non possiamo fare niente. E quello che dico è che sono un lavoratore, so che la mattina mi devo alzare per andare a guadagnare un pezzo di pane. Lei che lavoro fa? Io ho una pasticceria,
sono un piccolo imprenditore, diciamo. Non me lo dica, perché se no le dico perché non mi ha portato dei dolcetti alla crema, eh? E diciamo che è un pochettino difficile oggi come oggi mantenere un'attività ed essere una persona onesta. Io mi reputo una persona onesta, onestissima, umile, e voglio, cioè, che i cittadini votino me perché, cioè, non voglio fare una clinica, un palazzo, una cosa, no. Cioè, io voglio inculcare alla gente i valori che avevamo una volta. Quali sono? Il valore della festa, il valore della padellata che ci hanno tolto, le feste di paese, e quello di... Quindi sta parlando di alcune sagre del territorio, tipiche? Sia sagre che anche come, diciamo, come idealismo, come idee. Religiose. Esatto, anche. E perché giustamente cioè non c'è più il discorso di dire... Se c'è un detto antico che diceva una volta non ti dice mai nessuno lavati la faccia perché sei più bello di me. Una volta che si diceva dire? Così. Me lo traduce. Vuol dire che io a Francesco non gli dico: Francesco, mettiti la cravatta perché sei più bello di me, perché voglio apparire più bello io che lui. Ho capito. E quindi giustamente voglio che si cambi questa mentalità mazzara per quale andiamo avanti. E questo. Senta, che ne pensa del nuovo asfalto ammantato di rosso che il sindaco ha fatto, il sindaco Rizzaldi, in Corso Umberto? Ti piace? Il nuovo asfalto sì, mi piace, potrebbe andare, può andare bene, diciamo, è una bella cosa per arricchire Mazzara, per quello che non capisco io perché è stato fatto gli ultimi giorni, diciamo che siamo quasi vicino alle elezioni. Spendendo 80.000 euro dove si potevano fare altre cose primarie che potevano servire a Mazzara e Vallo. Per esempio? Per esempio, dalla mia zona, diciamo, c'è... Dove vive? Io vivo via Val di Mazzara, diciamo, però c'è la pasticceria al Trasmazzaro. Ah, ho capito. Sì, dove c'è, diciamo, il verde, come dice Roberto, di spontanea crescita. Diciamo che ormai sono diventati alberi, palazzi, che non è mai venuto, diciamo, in questi 5 anni. Quindi questo verde non pubblico, no, ma spontaneo. Spontanea crescita. Non viene neanche curato nella sua spontaneità. No, ma perché, ritornando al fatto dell'umiltà, della cosa della gente. Ve lo anche, fate voi. Anche che c'ha... No, non se lo fanno, e questo è il problema. Neanche, cioè, neanche il cittadino lì. Che è a casa sua... Ah, solo io pulisco sempre davanti le porte degli altri perché non pulisco mai. Esatto, come mia mamma una volta lo stesso. E puliva anche, diciamo, il pezzo di strada che non apparteneva a lei. Perché c'è questo, siamo fatti così, diciamo, viviamo la giornata, ce ne freghiamo di quello che c'è, buttiamo le cartacce per terra, i mozzoni di sigaretta, io per però voglio dire, era detto una cosa bellissima, perché quando uno ha una bella casa, per esempio, però poi davanti a casa sua è tutto brutto perché è incolto, è tenuto male, cresce l'erbaccia spontanea, cioè, che lei chiama sempre spontaneo, voglio dire, dovrebbe venire spontaneo, adesso ci vuole la ripetizione, quella di pulirlo, ma se non lo fa quello che dovrebbe farlo, perché è proprio davanti il cancello di casa sua, l'altro quantomeno fa, invece qui non lo fa né l'uno e né l'altro, perché io me ne accorgo e ogni volta mi domando ma perché la gente non pulisce, e quindi mi trovo a pulire tutti i villini circostanti e saranno felici loro, però rimango infelice io, perché non è tanto per la questione della fatica quanto per, diciamo, la rabbia di pensare che non c'è questo valore, che lei prima parlava dei valori, questo valore di tenere pulito l'ambiente circostante. Ma non solo questo, anche riguardo il valore di dire diamoci una mano d'aiuto, non guardiamo solo casa nostra, guardiamo anche la casa del vicino, guardiamo la gente che ci sta, che sta più male di noi, diamogli una mano, un aiuto. Cioè, io vengo da un'esperienza, perché chi mi conosce, diciamo, un pochettino, un anno fa ho fatto ho aperto un'altra attività, volendo dare, diciamo, dei posti di lavoro in più a quelli che già avevo, di ingrandire come lavoro, giovani. E che è successo? Non me l'hanno permesso, perché ogni 5 minuti venivano poliziotti, carabinieri, perché non si poteva suonare, fare musica.
C'è solo... Cioè lei aveva aperto un'attività dove c'erano le serate danzanti? Sempre pasticceria, bar e cose, solo che organizzavamo... Però lei, diciamo, non doveva superare l'orario stabilito, perché no, prima non potevano venire. Prima della mezzanotte, io dico che una sera mi hanno fatto staccare alle 10:30. Ma lei era tutto in regola? Sì, pagava la SIAE, tutto? La SIAE pagata, solo che c'era questa cosa, si doveva fare, diciamo, una cosa al commissario di polizia, una richiesta, solo che questa richiesta a Trapani non la sapevano, non Mazzara la sapevano, cioè per Trapani non c'era bisogno di nessuna richiesta, a Mazzara c'era. Ma lei quella ha fatto la richiesta? E non l'abbiamo fatto perché poi loro ci hanno detto che per fare questa richiesta ci voleva determinate cose, spendere cose 3.000 euro, quel discorso del decibel della musica, diciamo. Spendere 3.000 euro solo per venire un ingegnere che ci diceva che noi dovevamo mettere la musica meno inferiore, diciamo, a 2-3. Ho capito, perché quello è un problema di sensibilità acustica, eccetera. Però dico, vabbè, lo capisco, bisognava finanziarlo magari il suo progetto, ci ripensi, perché potrebbe essere interessante. Mi rendo conto però le regole. Sì, ma non solo questo, ci sono state altre cose, cioè perché siamo al centro, dovevo rispettare determinate cose, cioè io li rispetto e il mio vicino no. Cioè, ci sono cose che o si fanno per tutti o non si fanno. Questo senza dubbio. E invece Francesco Ballatore, perché votare per lei? Votare per me perché... non perché qualcuno mi conosce, oppure per farmi il favore, oppure per lo stipendio, come si pensa a tutti i mazzaresi, perché anche io, molto tempo fa, prima di conoscere Roberto Frazzetta, pensavo che tutti andassero al comune per... Molti lo fanno, non tutti. Sì. Per lo stipendio solamente, lo pensavo anche io, però ci sono certe persone, tipo io, che ora non la penso in quel modo, la penso diversamente perché ho un interesse per la città di Mazzara. E votare per me non lo chiedo solamente perché io salga, oppure di farcela per i miei parenti o per la mia famiglia, parlo sinceramente per tutti i mazzaresi. Perché non si può più andare avanti così e cercare di creare un futuro non migliore ma di più. Lei cosa fa nella vita? Faccio il cameriere. E anche io so cosa significa rischiare il lavoro e fare delle nottate, e andare a lavorare alle 3 del pomeriggio e andare a casa alle 5 di mattino, alle 6, dipende dai matrimoni che ci sono. Pagato? In regola o no? Non in regola. È un apprendista non in regola, diciamo, è una sorta di magia, la chiamo io, tra virgolette. Niente, votare Francesco... Quindi questo che sta dicendo è una, diciamo, è una denuncia ben precisa nella quale sta dicendo noi dobbiamo cercare di creare le premesse e le condizioni perché si possa pagare il lavoratore in regola e naturalmente le aziende possano avere quei soldi sufficienti per poterlo fare. Certo, e così magari gira l'economia. Sì, esattamente. Va bene. Allora, invece Roberto Frazzetta, candidato a sindaco della città di Mazzara del Vallo, gli abbiamo aperto praticamente il secondo punto del suo programma, perché i due candidati al Consiglio Comunale, Giacomo Ottoveggio e Francesco Ballatore, hanno detto due punti importanti che riguardano il programma. Uno, mettere a posto i conti, perché è fondamentale mettere a posto i conti, poi la trasparenza dei conti pubblici e quindi la possibilità della riduzione anche degli stipendi, che lui ha detto Francesco Ballatore, io non ci vado per guadagnare... poi non è uno stipendio, che sono gettoni di presenza, però che sono abbastanza significativi da apparire come uno stipendio, e non ci vado per questo, tant'è vero che il Frazzetta dice riduciamo lo stipendio del sindaco, quello dei consiglieri e quello degli assessori. Certamente sì, e il problema della quadratura dei conti è molto più complesso rispetto alle poche parole che tu egregiamente hai detto per sintesi, chiaramente. Per intanto, però, prima di trattare la quadratura dei conti, mi permetterei di fare due flash molto veloci su alcune cose esplicitate da Giacomo Ottoveggio, che nella qualità di imprenditore di questa città si è posto in maniera inequivocabile, quasi a lanciare un appello non solo alla classe politica, ma anche agli organi, anche da questo punto di vista, dediti al controllo. Lamentando da operatore, come dire, anche turistico, perché l'attività a cui lui si riferiva era anche rivolta al turismo in quanto attività di intrattenimento, oltre che immagino attività di bar, quella era la seconda attività, certo, che tu avevi, e
che è stato in una qualche maniera ostacolato nel raggiungimento dell'obiettivo secondo il progetto che lui aveva immaginato di poter portare avanti. Vabbè, perché loro facevano il loro dovere, che erano costretti a far rispettare la legge. Diciamo che le leggi dovrebbero essere fatte in un altro modo. No, diciamo che l'Italia dovrebbe essere Italia, perché noi siamo abituati a fare un distinguo tra due diverse zone italiane, anche questo te lo dico da soggetto di mestiere, perché vedi, io ti invito ad andare nei sottoborghi di Roma, dove lì ci sono, ci sono ristoranti, tu sei peraltro della zona e conosci la realtà a cui io mi riferisco, lì ci sono sottoborghi, come dire, adibiti per lo scopo, dove ci sono ristoranti, pub e quant'altro, negli scantinati di un tempo, nella Roma antica. Bene, qui a Mazara del Vallo queste cose appaiono come impossibili da realizzare, perché abbiamo un ufficiale sanitario che si lega molto rigidamente al contenuto della legge e contemporaneamente agli organi dediti al controllo, che sono particolarmente cavillosi nell'accertare determinate incongruenze o irregolarità amministrative. Da questo punto di vista, se vai a Rimini fino alle 4 del mattino si fa musica e non si guardano ai decibel, comprenderai che se noi si vuole sviluppare l'economia, un sindaco oculato non deve far altro che ascoltare queste segnalazioni, perché io credo che ad un turista tu devi consentire tutto ciò che il turista pretende di avere, perché qui viene a portare i propri soldi e contemporaneamente viene a generare economia in generale. Penso persino Marta, e allora vedi un punto interrogativo grosso che noi dobbiamo accendere sin dall'indomani della nostra elezione, perché noi saremo eletti, caro Giacomo, su questo non dubitare. Noi siamo giovani, siamo forti, abbiamo le idee, abbiamo i progetti, abbiamo, come dire, cosa fare nella vita e sappiamo dove dobbiamo arrivare, per cui la gente tutto questo lo comprenderà, non ha altre soluzioni, piacciamo o non piacciamo, comunque cominciamo, e solo per il fatto che li cominciamo saremo certamente votati. E non dubitare che Roberto Frazzetta sarà quel sindaco che interloquirà con l'ufficiale sanitario o qualunque altro soggetto, Padre Eterno compreso, perché qui a Mazara si possa fare ciò che si fa a Firenze, che si fa a Pisa, che si fa a Roma, che si fa a Rimini, che si fa a Taormina e che si fa in qualunque altra parte d'Italia, perché l'Italia è una unica ed inscindibile. Questo primo punto, grazie per averlo trattato, perché a volte a me sfuggono determinati argomenti che io considero di piccolo capotaggio, però sono argomenti. Però sono argomenti che a me toccano particolarmente, perché io vivo di imprese e comprenderai che privilegio l'impresa. Riguardo al lavoro, l'altro flash, tu poc'anzi hai parlato di quel lavoratore che ti aveva scritto lamentando l'assenza della, come dire, della vicinanza da parte dei colleghi all'indirizzo della moglie, che era stata licenziata dal datore di lavoro perché aveva superato, come dire, i giorni ammessi per malattia e quindi, diciamo, licenziato obbligatoriamente. Beh, però bisogna dire una cosa, che lì esiste soprattutto nel contratto collettivo nazionale di lavoro che riguarda i supermercati e quindi il commercio, c'è un limite entro il quale bisogna tenersi, e poi il licenziamento avviene quasi per automatismo, perché è voluto dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Non è questo l'unico caso al mondo, ci si può dispiacere, ma tutto rientra dentro alla normalità e alla legalità, e lì l'unica cosa che bisogna fare è semplicemente, come dire, appellarsi al buon senso del datore di lavoro. Completo per non farci filosofia sulla materia del lavoro. Però bisogna anche capire di valutare caso per caso. Io il caso non lo conosco e quindi non lo giudico, come ho già detto prima, però valutare caso per caso, perché dipende anche che malattia c'è. Recentemente abbiamo sentito quella persona che è stata licenziata perché aveva il tumore e quindi gli hanno detto vabbè, lei ha superato quello che sono i giorni. Voglio dire, attenzione, non scherziamo. Però tu comprenderai che un datore di lavoro che si sorbisce, io sono via l'imprenditore, ho fatto l'imprenditore, non so benissimo quali sono i problemi, ho capito, cioè, nonostante dobbiamo anche capito, avere gli altri. Dobbiamo anche comprendere che la legge tutela tanto il lavoratore quanto il datore di lavoro, anzi tutela più il lavoratore che il datore di lavoro. E dobbiamo anche comprendere che la malattia fino a un certo periodo è come dire, corrisposta in una certa percentuale dall'INPS al datore di lavoro. Però un conto è non corrisponde con lo stipendio, un conto licenziario. Voglio fare la sindacalista. E la legge non te lo consente. La legge non te lo consente. La legge ti consente, come dire, di
e mantenere la malattia fino a un certo periodo, dopodiché devi automaticamente licenziare perché il carico economico a carico del datore di lavoro diventerebbe gravoso, oneroso, per cui ne scenderebbero di mezzo anche gli altri dipendenti, questo lo comprenderai. Ma dico questo, non lo comprendo, però ma dico questo per dire che noi avremo particolare attenzione per la quadratura dei conti addentro al bilancio comunale, che è un bilancio particolarmente risicato, l'ho detto in più di un'occasione, formato da 50 milioni nel suo complesso di entrate, inceppato per 40 milioni dalle spese correnti e dalle spese per il personale. I restanti 10 milioni, diciamo che intorno a 8 milioni vengono considerati, come dire, all'utilizzo del mantenimento del patto di stabilità. Rimangono 2 milioni da investire in assenza di finanziamenti, premesso che la nostra amministrazione, caro Giacomo, caro Francesco, andrà alla ricerca di tutti i finanziamenti utili da far pervenire qui in città, dalla comunità europea, dallo Stato, dalla regione, là dove i bandi ce lo consentiranno. Premesso tutto questo, noi faremo di necessità virtù. Per intanto, come dire, tratteremo i conti del comune con parsimonia e con il senso del buon padre di famiglia, cercando di economizzare quanto possibile dentro alle spese. Questo significa che se noi riusciamo ad economizzare sullo staff e sugli esperti, ad economizzare sullo stipendio dei consiglieri comunali e contemporaneamente degli assessori e del sindaco, sprigioneremo risorse che destineremo ad ulteriori investimenti. La trasparenza io la riferisco semplicemente al fatto che voglio rendere edotto ogni cittadino di questa città della destinazione delle somme per gli investimenti in città, in maniera tale che la gente possa comprendere che la nostra attività amministrativa sia realmente un'attività partecipata, democraticamente partecipata. E quando mi riferisco ad un'attività democraticamente partecipata intendo dire che da questo punto di vista creerò una sorta di concorso di idee, per esempio tra i cittadini, perché addentro alla formulazione del piano annuale, del piano triennale delle opere pubbliche intendo coinvolgere tutte le categorie economiche e contemporaneamente ogni cittadino di questa città, perché ognuno possa assumersi la responsabilità degli investimenti che noi andremo a fare. La quadratura dei conti prevede anche che noi si abbia riguardo per quelle che possono essere le spese di manutenzione ordinaria, e allora io immagino per esempio di non intervenire più a far rattezzi, a far rattoppi, ma immagino per esempio di poter pian piano ristabilire gli equilibri dei manti stradali attraverso i cosiddetti tappetini d'asfalto. Questo comporterà certamente da un punto di vista visivo una sorta di minore intervento, ma da un punto di vista pratico un intervento duraturo nel tempo, e quindi contemporaneamente una spesa adeguatamente, come dire, effettuata. E il risparmio per la quadratura dei conti io lo vedo anche addentro a quelle che possono essere i rifacimenti del necessari per la rete idrica, che dovete sapere che a Mazara del Vallo subisce una perdita di erogazione dell'acqua intorno al 50%, e allora se noi questo lo rapportiamo al costo di immissione dell'acqua in rete per effetto del costo dell'energia elettrica che ci incide per circa 400.000 euro l'anno, comprenderete che abbiamo buttato in mezzo alle campagne 200.000 euro di energia elettrica se perdiamo il 50% dell'acqua. E allora ho, come dire, investito l'ufficio tecnico del comune di Mazara a fare una ricerca per verificare se c'era un'ipotesi di risanamento della rete idrica. Ne ho trovata una, fatta quando si era ancora in lire, intorno all'anno 2000, che prevedeva il risanamento attraverso una spesa di circa 400 milioni, se la ipotizziamo ad oggi siamo intorno a 350.000 euro, comprenderete che un'attività di questo tipo nell'immediato consentirebbe di riparare sì tutta la rete idrica, di evitare lo sperpero dell'acqua, che è un bene prezioso, l'acqua va sempre a scarseggiare, quindi comprenderete che la dobbiamo anche risparmiare da questo punto di vista, e contemporaneamente ci consentirebbe di non avere più perdite sull'energia elettrica consumata. In altri termini significherebbe che noi spenderemmo per esempio 350.000 euro, ma 200.000 euro li perderemmo legittimamente ogni anno. Significa che in un anno e mezzo avremmo ammortizzato, come dire, il costo della
della perdita dell'acqua in rete e contemporaneamente avremmo patrimonializzato il comune di un impianto importante, ci saremmo assicurati per il futuro minore spese e quindi maggiori risorse per ulteriori investimenti, e quindi si vedrebbero con quelle somme strade, illuminazione e quant'altro utile e necessarie per lo scopo. Parlare di quadratura dei conti è una cosa particolarmente difficile. Io ho tentato in quattro parole, nel tempo che tu mi assegni, di significarlo alla gente sperando che il messaggio sia passato, per dire che noi abbiamo anche da questo punto di vista, per mestiere, le competenze adatte per poter intervenire. Allora, prima di far fare l'appello al candidato sindaco Roberto Frazzetta, voglio dirvi, e riprendendo un attimo il discorso di Giacomo Ottoveggio, che purtroppo quando la legge impedisce all'imprenditore, al singolo cittadino di poter operare, è antipatico da morire, però non ce se la può prendere con le forze dell'ordine che loro malgrado sono costrette a far rispettare la legge. Quindi è chiaro che la responsabilità è sempre politica. Questo lo dico perché è importante saper votare bene, perché proprio il politico che fa le leggi deve essere colui che è capace di capire quali sono le esigenze del territorio, ma anche un sindaco deve essere capace di capire quali sono le esigenze del territorio e quindi operare insieme alle forze dell'ordine e a tutti quelli che in qualche modo devono mantenere il rispetto delle regole per tentare di fare quello che, come ha detto Roberto Frazzetta, in altre regioni della nostra bella Italia può diventare possibile, senza prendersela mai con chi è costretto a far rispettare le regole. Intanto chiediamo l'appello al dottor Frazzetta. Sì, molto semplice. Io ritengo che questi due galantuomini, queste due belle sagome che ho portato qui, vadano multati senza ma e senza se, per tutto quello che hanno detto, ma soprattutto per tutto quello che hanno rappresentato. Io li ho visti parlare non con la bocca, li ho visti parlare con il cuore, li ho visti sprigionare, come dire, tanta di quella passione che veniva da dentro, si sentiva, nemmeno la voce era loro, io li sento normalmente parlare in altro modo, ma loro questi oggi si sono spesi in maniera particolare. Io ho immaginato in una qualche maniera di cambiare le cose, scegliendo tra la gente candidato per candidato, e ho scelto soggetti come questi, soggetti, non per essere ripetitivo, gente come voi, gente che vuole spendersi, gente che vuole risolvere i problemi, gente che in una qualche maniera vuole impegnarsi intorno ad un progetto che è certamente ambizioso, che è fatto di grandi cose, è fatto anche di piccole cose, ma contemporaneamente è un progetto dotato solo di certezze, non di illusioni. Noi non vendiamo fumo e non somministriamo sogni, certo, ne avremmo anche la capacità. Io personalmente, solo se lo volessi, riuscirei ad appassionare qualcuno intorno ad un argomento qualsiasi, non voglio avvalermi di queste tecniche che sono mie e che utilizzo, come dire, nella mia vita quotidiana. Qui voglio parlare come parlassi ai miei figli, con ognuno di voi, e ad ognuno di voi voglio rivolgervi, per dire senza esitazione, nella scheda elettorale, là dove c'è la sezione per il Consiglio Comunale, c'è un simbolo, e quello è il simbolo Frazzetta Sindaco, è l'unico simbolo che vi garantisce trasparenza, onestà, e se volete anche progettualità, ma soprattutto è il simbolo che contiene i galantuomini e le gentildonne. Scegliete quel simbolo, segnatelo, scegliete uno dei candidati indifferentemente e votate Roberto Frazzetta per ottenere ciò che ognuno di voi sogna di ottenere già dall'indomani della mia elezione. Noi ringraziamo Roberto Frazzetta, candidato sindaco della città di Mazara, Giacomo Ottoveggio, Francesco Ballatore, e ringraziamo Frazzetta anche per una cosa, perché durante il suo, uno dei pochi insomma che ha avuto il coraggio da solo, di, senza accompagnamenti importanti, di parlare in mezzo alla piazza e quindi fare un comizio, però ha avuto il piacere, l'onore di poter mettere l'inno di Mameli, quell'inno che durante la partita a Roma, Napoli-Fiorentina, è stato fischiato, e che noi ce ne vergogniamo tanto per quei comportamenti, per tutti gli altri che hanno commesso. Grazie a tutti, buonasera.